Questo è affascinante. Con le seguenti specifiche faremo un calcolo per stimare l'età del nodulo di manganese trovato nella caldera del vulcano Ilopango in El Salvador. Nel 2006, José Baires trovò questo particolare nodulo di manganese mentre faceva immersioni al Cerro Hundido, situato alle seguenti coordinate geodetiche. A nord, 13 gradi, 40 minuti, 26,6 secondi. A ovest, 89 gradi, 2 minuti, 59 secondi. Il campione raccolto è stato localizzato a una profondità di 12 metri o 40 piedi. Specifiche del nodulo di manganese? Ha una forma ovale, con la tendenza ad essere una sfera quasi perfetta. Il suo raggio è di 61,27 mm. Il diametro è di 122,54 mm. La circonferenza è di 385 mm. L'area è di 11.795,40 mm quadrati. Il peso è di 2,5 kg o 5,55 libbre. Con le informazioni fornite, calcoleremo quanti anni ci sono voluti per crescere fino alle dimensioni attuali. Supponiamo che il tasso di crescita dei noduli di acqua dolce sia simile a quello dei noduli manganese nell'oceano. Utilizzeremo 55 mm per ogni milione di anni dell'intervallo di crescita, che va da 10 a 100 mm per ogni milione di anni nei noduli diagenetici. Questa formula del tasso di crescita viene utilizzata per calcolare l'età del nodulo. L'età è uguale al raggio diviso per il tasso di crescita. Inserendo i valori, 61,27 mm diviso per 55 mm per ogni milione di anni dà un risultato di 1.114 anni, che è il tempo probabile che ci è voluto per far crescere il nodulo trovato nella caldera del vulcano Ilopango in El Salvador. Puoi immaginare questo tempo? Stiamo parlando di 1.114 anni. Equivalgono a 365.041.610 giorni. Tieni presente che i tassi di crescita effettivi e le età possono variare a seconda delle specifiche condizioni ambientali e di altri fattori. Pratica un'immersione responsabile. Ti chiediamo cortesemente che quando visiti il Cerro Hundido, non prelevi noduli. Ammirali, contemplali, toccali, gioca con loro. Insomma, fai ciò che desideri, e anche se nessuno ti sta guardando. Per favore non portare a casa un souvenir allettante. Oggi abbiamo imparato diverse cose. Che le rocce possono crescere e come calcolare l'età di un nodulo. Nella descrizione del video troverai il link alle fonti scientifiche utilizzate per effettuare i calcoli. Lo scopo del nodulo estratto è quello di fare una donazione a un ente scientifico per condurre studi futuri. Inizierò le procedure corrispondenti con l'intenzione di dichiarare i noduli di manganese del vulcano Caldera di Ilopango come bene protetto. Concludo con una breve frase che riassume questa caldera vulcanica situata tra le più antiche del pianeta. Protagonista di diverse eruzioni classificate tra le più devastanti della storia. Vuoi sapere un piccolo dettaglio? È ancora attiva. Ascolta le parole sagge di qualcuno che studia e conosce molto bene la caldera. Wow, che impressionante! C'è ancora molto da esplorare in questa caldera. Carlos Pulliner. 23 marzo 2024.